Il miglior landing spot della stagione 4 capitolo 3 di Fortnite. Ragazzi, come tutti sappiamo, è ovviamente Sacrario dell'Araldo. Però c'è un sacco di gente, quindi se ci andate molto probabilmente morite. Quindi che cosa facciamo noi che siamo molto molto più furbi? Dai, vinciamo! Ditelo vinciamo. Voi che... Dai, li uccidiamo tutti, cioè, cosa io ho trovato un assalto oro. No, non ragazzi, dovete stare insieme al vice. Cioè, scusa, se a noi facciamo un po', diciamo, le fighette, che andiamo in un posto senza gente. Siamo furbi, che andiamo in un posto senza gente e dopo li ammazziamo. Vero. Era una gag. Era una gag comica, bravo. L'ho capito adesso. Comunque ragazzi, come appena detto, bisogna lootare tutte queste isolotte. C'è la mangolfiera, ci stanno queste isole, c'è questa isola, c'è questa casa, c'è questa casa, c'è questa casa. Poi si può andare qua, qua c'è il tornado e infine Sacrario dell'Araldo. Perché oggi, oltre a far vedere il miglior landing spot di Fortnite, vi faccio vedere anche tutte le tattiche che si possono utilizzare nella stagione 4 di Fortnite. Comunque ragazzi, direi che il loot non è per niente male anche nelle mie casette. Io c'ho il pompa leva blu, il fucile a martello, le bombe ballerine. Ma sei messo bene, Calpi? Sì, molto molto bene. Poi Blage ha pure trovato il mega shieldone, quindi siamo tutti full shield. E anche l'assalto oro, ricordiamolo. Wow! Quindi raga, direi che sto posto è veramente ottimo per vincere tutte le partite. E qua raga c'è anche il bunker, quindi se avete tempo da perdere potete tranquillamente prenderlo. Noi ce l'abbiamo, per esempio. Noi non abbiamo tempo da perdere perché dobbiamo trovare subito. Arrivo, Calpi si pusha, let's go. E un altro trick da fare raga è sparare a queste pietre per prendere lo schizzo cromo. Ma in teoria anche se li spacchi, infatti anche a piccone. Sì, te li però dà, con le armi te ne droppa di più, con la torcia per riparazioni ancora di più. Ne sai una pure del diavolo, Calpi. Pu del diavolo. Ragazzi, gente qui davanti, ora vi devo far vedere il trick con lo schizzo cromo che vi permetterà di uccidere tutti i nemici. Siete pronti o non siete pronti? Sì, ma attenzione, siamo carichi. Ma che fa questa faccia? Oh mio Dio, raga, occhio, un secondo. Oh, ne ha distrutto uno, fermo, eh? Fermo che devo far vedere il trick. Vai, a pochissimo. Prendo White. Fate così. Vabbè raga, no, non si può, c'è troppa gente, un secondo, tra poco ve lo mostro. Quindi giochiamo seri? Sì, per ora giochiamo seri. Oh, ho fatto distruggere un camion, adesso aspettate. Bravo. No, ragazzi, per favore, da me, questo qua è forte. Devo arrivare subito, cioè, brava, vabbè, raga, troppi nomi. No, io non ho bisogno di aiuto troppi stavolta, nomi, giuro. Troppi nomi, scusate. Oh, l'ho spaccato, eh? Ok, morto. Bravo, morto, bravo, ragazzi. Bravissimo. Ora ragazzi, fermi un attimo perché devo fare il mega trick con lo schizzo cromo contro questi sfigatori. Dai, Calpi, prenditela con loro, vai. Sì, me la prendo coi più deboli sopra i cinghiali. Mamma mia, l'ho demolito! Vabbè, raga, vai, trick. Ma li distruggo troppo, non riesco a fare il trick. Ma l'hai già ammazzato. Ma sei fortissimo. No, ragazzi, due persone davanti a me, per favore, aiutatemi, l'ho craccato uno. Braga, don't worry, arriva il più forte. Oh, morto uno, raga, aiuto. Tranquillo, braga, distrutto! Mamma mia. Let's go. Per caso aveva l'arma mitica, ragazzi? No, sì, no, io non la vedo. Penso sia impossibile trovarla, Calpis. Oh, porco, ce n'è uno qua sopra, raga. Allora, io voglio fare sto cavolo di trick, se me lo lasciano fare. Ma puoi spiegare come funziona? Ma che deve boxarsi. Attento, Calpi, attento. Tranquillo, tranquillo. Se non si boxa, non posso fare. Ah, ok, si è boxato, raga. Schizzo cromo. Vogliamo vederlo. Pallina qua dentro. Ah, ho sbagliato. Non ha funzionato, vero? Piccolo fail. Taglia. Faccio io, raga, lo faccio io. Bravo, raga, bellissimo. Faccio ma, Calpi, io. Ma non è bellissimo. No! Ma Calpi, ma ragazzi. Allora, in teoria si fa con la palla, Meg. Non si fa come hai fatto tu. Sono in due. Ma ragazzi, ma ce la fate sopravvivere, per favore? Ah, era braga, io pensavo fosse. Ah! Credo che qualcuno qua mi abbia visto, aiuto. No, Calpi, no. Lo raga, siamo. Mamma mia. Calpi, tieni la mitica. A sinistra, attenti. Devo prendere l'arma mitica. Dammi, braga. Veloce, tieni. Raga, una cosa assurda da fare con quest'arma mitica è che praticamente con una raffica, come avete visto, hai preso. Attenti dietro. No, ho toccato uno. Arrivo, ho toccato uno. No. Calpi, porta dietro di te, Calpi, nel cespuglio. Fermo. Calpi, niente. Ho preso tutto! Sono vivo, amici! Meg! Fai no! Safe. Raga, c'è un piccolo problema, ma proprio da non sottovalutare. Cioè, ho zero colpi di tutto. Oh, tizio qua davanti, signore! Bam! Ragazzi, siete 2v4, io non vi consiglio il fight. Adesso, raga, vi faccio vedere come fare a prendere i muri al primo colpo con quest'arma assurda. Praticamente, lui builda, no? Voi fate una raffica, boom! Aspettate, non ho fatto tutti i colpi. Una raffica, prendete il muro subito e l'avete ucciso. Braga e Frace, voi bella. Che mi avete visto. È un gran trick, devo ammetterlo. Oh, qua ce n'è un altri! No, non attento, ce n'è uno. Calpi! Doppio edit assurdo! Vai, Calpi! Mamma mia!
Ah! Calpi, sei oh calpi, mio Dio, calpi. Sei fortissimo. Evita. Mamma mia. Ok, stavo raga. Giocando. Fermi. Non se calpi, lo aspetta, veniva. Non se lo aspetta che io vai, con calpi. Questa arma gli spacco il cucù. Rompi, bravissimo. Oddio, bravissimo. Evita. Ah, quanta gente però, raga. Vai, bravissimo. Mamma mia. Finiscilo subito. Lo finisco subito. Piccolo consiglio da pro player, c'è la bombola scudo. Bravo. No, ma no, Meg. Il problema è che se la fa pure lui la bombola. Mi ha detto. Lo sto distruggendo. Ma sono pazzo. È molto forte sta arma. È fortissima, no. Per prendere anche in mira. Vuoi anche sparare se vuoi, eh. Blaze, non fai ridere, lo piccolo. Vai, piccolo. Non ci credo, no. Piccolo, non ci credo. Mamma mia, che pro player. Io ragazzi, qua lo ripeto, questa season il team Calpis farà il macello. Cioè, voglio dire solo Calpis. No, il team. Okay. Anche perché voi. Io e Blaze siamo morti. Anche non voi per dire. Tranne Blaze. Calpi, hai ribaltato la situazione da 2 a 4 a 2 a 1. Ma sono fortino, lo devo ammettere. Ma di verità, quello che ha cariato la partita sono stato io, perché eravate morti tutti, non per dire. Vero, ho 7 kill, non vorrei dire. Ma cosa vuol dire? È l'ultima kill, si fa, bro. No, vabbè, è troppo forte. È troppo forte quest'arma, signori. Bravo. Grazie per la visione.